prima di tutto vi volevo salutare e vi volevo ringraziare per farmi sentire la vostra vicinanza e ancora di più per aver fatto una piccola offerta alla raccolta creata da mio fratello Riccardo. Cercherò di abbracciarvi di persona quando sarà possibile e vi mando un bacio, vi prometto che ce la metterò tutta ad uscire da questa malattia, a guarire, anche se sarà difficilissimo. Laura, una giovane aretina, da anni sta combattendo la sua battaglia contro l'anoressia. Tutto era iniziato all'età di 15 anni a seguito di un brutto episodio di bullismo. Cioè che la prendevano in giro, che dicevano che era grassa, che era brutta, e da lì è iniziato il calvario. La malattia piano piano ha logorato e mangiato il suo corpo, portandola a pesare solamente 30 kg, ma poi prepotentemente ha scavato ancora più a fondo, rinchiudendola in un'invisibile prigione fatta di doveri e sensi di colpa. Un mostro, come Laura lo chiama. Lei come fosse posseduta, avesse un'altra persona nel suo corpo. Io ho un mostro dentro che mi dice: Laura, devi camminare, ce la devi fare, devi bruciare. Io le volte che riesco a calmarla mi dice: mamma, non ce la faccio, c'ho questo mostro, mi dice di camminare. E bisogna sconfiggere questo, sennò è persa. Ti senti impotente a questa cosa. Lei ti chiede l'aiuto, però non sai come fare per aiutarla. Il fratello Riccardo ha deciso per il suo compleanno di lanciare una raccolta fondi tramite social network per sostenere il percorso verso la guarigione di Laura. Sono stati così raccolti oltre 500 euro, ma soprattutto un'ondata di solidarietà, forse addirittura inaspettata. Ne è rimasta molto stupita, perché ha coinvolto appunto persone che non si aspettava nemmeno minimamente, magari che la conoscessero oppure che sapessero del suo problema, invece insomma, si è accorta che effettivamente c'è un gruppo di persone, un gruppo di amici che le vogliono bene, e abbiamo riscontrato anche tanti altri casi di anoressia o di patologie simili a quelle della mia sorella che chiedono aiuto. Quindi ancora c'è tanto lavoro da fare e spero che questo strumento possa essere un mezzo di aiuto anche per altre famiglie che comunque stanno vivendo questa situazione. Adesso Laura è ricoverata a Pisa, ha iniziato questo percorso con un obiettivo ben preciso: tornare a vivere. Per me quello che avete fatto è un gesto enorme, vi ringrazio con tutto il mio cuore, veramente mi sono commossa tantissimo, non me l'aspettavo. E vi voglio tanto bene, grazie mille.